La Napoli bella, la Napoli positiva, la Napoli piena di ricchezze umane, ambientali, ma anche etiche, morali. Una Napoli che ci è invidiata ancora oggi, possiamo dire che rimane un punto di riferimento per il mondo intero. Però poi ci sta questa Napoli di chi pensa attraverso l'uso della violenza, della sopraffazione, delle armi, dei coltelli, delle mitragliette, di occupare questo territorio. Allora la festa dell'Immacolata è proprio questa, quello di rinvigorirci il nostro proposito di rendere questa città sempre più bella e ostacolare in tutte le maniere, con tutte le nostre forze, quelli che vogliono una Napoli brutta e sfregiata. Non arrendersi, perché vedete qui il vero male di tutti noi, ognuno di noi, è quando di fronte alle difficoltà allora ci arrendiamo, caliamo le braccia e ci arrendiamo. No. Bisogna avere sempre quella motivazione, anche interiore, perché le difficoltà, se ci sono, sono superabili. Bisogna che ognuno di noi dia la mano per alzarsi e fare alzare chi ha accasciato, rimetterlo in piedi, dando il proprio contributo per rinnovare, per ridare fiducia e speranza. Se noi tutti quanti, ognuno nel suo campo, secondo la propria competenza, riesce a dare un volto umano, un volto sereno ai nostri giovani, allora noi non solo avremo un futuro più sereno, ma un oggi più reale, più umano e più sentito da tutti i giovani. Napoli è una città dove si mescola tutto. Chiaro che c'è anche il male, una lotta costante tra bene e il male, ma mi sembra che negli ultimi tempi sta prevalendo il cuore, la solidarietà, l'accoglienza, la voglia forte di prendersi cura della città da parte di tutti. I napoletani li vedo molto attivi, molto orgogliosi e non vogliono cedere a questa comunità del rancore che invece prevale in altre parti anche del nostro paese. Un Natale assai positivo sul piano della vivacità, della cultura, del turismo, della grande energia. Già ieri con le nostre iniziative del Natale abbiamo registrato un pienone, quindi c'è un grande entusiasmo, una grande voglia di accogliere tutte le persone che desiderano di venire nella nostra città. Siamo fiduciosi, ovviamente ci auguriamo il contributo di tutti per rendere i migliori servizi possibili. Anche noi siamo impegnati H24 sempre in condizioni difficili per dare le migliori risposte possibili.